Ciao, insegno letteratura e storia. Un istituto professionale per l'industria grafica e ogni anno io accetto la sfida, la stessa sfida da parte dei miei studenti. Professore, io non ho mai letto niente. Così ho creato un metodo in 3 punti che si ispira a CSI. I miei studenti usano iPad per esplorare tutti i canali, sempre, ovunque, in qualsiasi circostanza. Cercano le informazioni in modo indipendente. Poi verifichiamo e quantifichiamo le informazioni da un punto di vista qualitativo e così loro imparano a conoscerne il valore. I miei studenti sono impegnati, si impegnano e io rappresento la loro guida. Sono i miei studenti a fare lezioni in classe ai loro compagni, al mio posto. Non usano slide perché la sintesi è al 5° posto della tassonomia di Bloom. Impareranno a sintetizzare, fanno anche delle talk lives. È la persona che lui pensa o sceglie di essere. Non è irreale, secondo me è soggettiva. È molto soggettiva. Come si sa, gli studenti profilano i personaggi nella letteratura. E ogni studente assume una prospettiva diversa, una sensibilità diversa, esprime un punto di vista personale. Discutiamo i testi, discutiamo della ricostruzione delle loro scene per verificare se la loro profilazione, se le loro idee, se la loro sensibilità è corretta. In questo modo l'apprendimento è significativo. In storia abbiamo creato un sigillo in onore di Philip Dick. E se gli americani avessero perso la seconda guerra mondiale, oggi come sarebbe il mondo? Con questo progetto loro non solo studiano la storia, ma entrano dentro i meccanismi della storia. E così il 25 giugno un commissario all'esame ha chiesto: ma veramente hai studiato 8 romanzi e testi di 20 diversi autori? Sì, signore, io ho fatto tutto questo. Ma prima non avevi piacere a leggere? No, prima io non avevo mai letto niente. The power to change is in our hands.